Benvenuti al settimo episodio della storia di Siena. Dopo il periodo di instabilità in seguito alla caduta dei Nove, nel 1403 i senesi riescono a formare un governo stabile formato da una coalizione che comprendeva i Nove, il popolo e i riformatori, e darà a Siena 80 anni di stabilità e sicurezza. Questo fu un periodo di grande prosperità, segnata soprattutto da una grande espansione territoriale. Siena conquista Chiusi e Sarteano nella Val di Chiana, Piancastagnaio vicino alla Miata e Radicofani sulla via Francigena. Verso il mare prende il possesso di Portercole, una base militare, e Monte Rotondo marittimo. Giunse così a controllare circa un terzo della Toscana. Lasciò ai centri più grandi come Abbadia San Salvatore, Chianciano, Sarteano, Grosseto e massa marittima di popolazione simile a quella senese il diritto di sviluppare un proprio statuto e di scegliere il governatore senese che avrebbe supervisionato la città. Erano proprio i centri vicini a Siena a contribuire di più allo sfamamento della popolazione, mentre la Maremma, che si trovava a sud, non era particolarmente incoraggiante come territorio, in quanto si era sviluppata la malattia della malaria. Ma comunque creava una pezza di terra abbastanza estesa che i nemici dovevano percorrere se avessero voluto raggiungere la capitale senese. Dunque, per gran parte del 400 si assistette a una politica stabile, ma di certo non mancavano i problemi. Le elezioni bimestrali non consentivano il compimento di obiettivi a lungo termine e spesso i membri del Consiglio del Popolo erano assenti a causa di affari o di malattie. Le decisioni che venivano prese erano scellerate e illogiche, per questo nel 1456 numerosi nobili giurarono di creare un nuovo governo, ma questo colpo di stato fallì e la coalizione riuscì a governare fino al 1480. Finite le mire espansionistiche, viene istituito l'ufficio dell'ornato per abbellire la città e consolidare il sistema urbano. Numerose opere per la cattedrale furono commissionate ad artisti del calibro di Michelangelo, Raffaello, Donatello e Pinturicchio. Inoltre Enea Silvio Piccolomini, ascendendo al papato col nome di Pio II nel 1458, fece qualsiasi cosa per elevare l'interesse nei confronti di Siena. Fece Santa Caterina Benincasa, oggi nota come Santa Caterina da Siena, e in questo modo molti pellegrini furono attratti a Siena per il culto di quest'ultima. Dunque, nonostante Siena fosse una città molto piccola, nel XV secolo era una città cosmopolita, dove si potevano trovare persone provenienti da qualsiasi parte d'Europa. Nel 1472 nasce il monte, il futuro Monte dei Paschi. E nonostante rimanga una piccola banca fino al XVII secolo, svolse un ruolo importante per i mercanti che così potevano evitare di chiedere prestiti agli ebrei, accusati al tempo di aver ucciso Gesù e di fare dei sacrifici umani. Il XV secolo segna anche l'epoca in cui le contrade emergono per la prima volta. Molte di queste presero i nomi dalle 42 compagnie militari della città. Ma soltanto in seguito alla fine della Repubblica si ebbe la vera e propria affermazione delle contrade.